many territori spagnoli hanno sperimentato la grossa questa forma di arte che diciamo molto strettamente. Ma ho cominciato prima a fare una ricerca proprio sul, sul linguaggio dei cartelli stradali, perché in realtà sono una sintesi della comunicazione visiva. Un artista, un pittore, un disegnatore, un comunicatore visivo. Era interessante proprio questa ricerca di sintesi. E poi ho trovato qualche idea interessante e per necessità di trovare un pubblico ho pensato alla strada e anche con spirito di ribellione. Questo spirito di ribellione, diciamo. Che ti ha portato qua a Firenze? Che cosa ti ha portato qua? Ma sembrerebbe il caso, in realtà. Cercavo di andare a vivere all'estero, avevo un amico che mi ha offerto un lavoro a Roma quando finì la scuola di belle arti, quindi è andata così, poi da lì una volta a Roma mi sono arrivato a Firenze, sembrerebbe il caso. La tua esperienza attraverso i cartelli, come hai vissuto da anche dallo Stato, dal comune, dalle autorità, come così? Ma penso che in generale viene abbastanza rispettato il mio lavoro, anche dalle autorità. Ora Firenze non si sbilancia, cioè come se fossi trasparente. Magari non tolgono più, lo tolgono ancora, però tolgono meno i miei adesivi, però non hanno fatto nessun passo nei miei confronti per cercare un dialogo. Però neanche ti distruggono tutto mentre andavano. All'inizio l'hanno fatto, all'inizio lo toglievano tutto. Poi hanno visto che piaceva la gente e quindi si sono fermati. È diventato quasi uno status. Sì, ma invece in certi comuni piccoli c'è attualmente il tentativo di ufficializzare il mio lavoro. Oltre al cartellino, pitture o comunque certo. Cose musicali, come li costruisci? Ma faccio tutto io, sono molto manuale, quindi faccio anche sculture. Quanto ti diresti? Nel senso, artista o...? Artista senz'altro. Per me l'arte è comunicazione, quindi sono un comunicatore, cerco di veicolare dei messaggi, dei pensieri, delle emozioni anche, attraverso l'immagine. E cosa pensi che una persona ti vede magari un tuo cartello modificato per strada oppure entra a capire e scopre diciamo, tutto quello che fai? Secondo te cosa pensa una persona in pubblico, diciamo? Ma il pubblico tendenzialmente apprezza il mio lavoro sui cartelli, cioè, l'impatto per strada è, secondo me sì è forte, l'effetto sorpresa conta anche. E mi sembra che la gente ci trova complicità. Trova nel mio lavoro un sentimento che ha dentro di sé che forse non riesce a esprimere bene, poi lo trova espresso lì davanti e credo che sia una soddisfazione. Invece un trovo su quello più stante. Ma cioè, questo non lo so, è più complessa la cosa, più classica forse anche, come, non lo so, potrebbe chiedere a qualcun altro. Progetti diciamo futuri. Sì, sto cercando di lavorare su degli interventi sull'architettura, quindi in grande dimensione, trasformare le architetture e dargli un viso umano, un po' il lavoro che sto facendo. Perciò stai modificando i palazzi. Sì, in qualche modo sì. Che qui a Firenze si abbondano. In qualche modo sì. Va bene, bellissima cosa. Come, secondo te, come viene vista
la funzione dell'artista e dell'arte nel 2014, cioè all'interno della nostra società, diciamo, dominata dall'economia e dal mercato. Come abbiamo visto, non lo so, quello che io ne vissuto. Quello che io ne vorrei fare è un po' quello che sto facendo ora, cioè un po' la voce del popolo, direi, in quanto mette in evidenza delle problematiche quotidiane, e nel mio caso soprattutto questo rapporto al potere. Per me è l'occasione di cercare di mettere in evidenza le esagerazioni, gli errori del potere. Faccio un bel che ti scagli con tutto il testo. Sì, faccio un po' da... quasi come se io fossi una specie di confine, insomma, comunque, o una sirena d'allarme in qualche modo. Cerco di evidenziare delle cose che secondo me sono esagerate. Grazie.